Bene, ci siamo. Buonasera a tutti. La Proloco in questo caso patrocina un incontro che ha raccolto l'invito della comunità ebraica di Urbino, ovviamente nella persona di Maria Luisa Benigni Moscati, che ringraziamo e che salutiamo con molta gratitudine per essere tornata a proporre un suo intervento, che sono sempre molto molto ben fatti quelli della signora Moscati, e questo ci rende anche orgogliosi di averla tra le nostre fila. No, è vero, è così, e chi è qua lo sa, per cui non aggiungo altro, ma è la verità e quindi bisognava dirlo. Io sono qua invece del presidente Nicola Betti, che mi saluta perché non riusciva ad essere presente, e quindi ecco, la Proloco Urbino è molto lieta di patrocinare questo incontro, dicevo, che di fatto va a inserirsi come una tappa extra della nostra serie di incontri dedicati a Federico in occasione del 600° della nascita, che abbiamo cominciato lo scorso febbraio e che si sono interrotti a maggio per una pausa estiva, e che adesso appunto riprendiamo con questo speciale. Ma le sorprese non sono finite, perché nel periodo invernale ne faremo altri, quindi ve lo do come anticipazione, né ce ne saranno altri, sempre in collaborazione con Unilit, quindi ecco, avremo nuovamente altri appuntamenti di indagine sulla figura di Federico, però sicuramente non poteva mancare un incontro dedicato al rapporto tra Federico e la comunità ebraica del suo paese. Federico non era assolutamente un tipo stupido, ma questo lo sappiamo bene, era una persona molto intelligente e molto oculata, e sapeva bene che la comunità ebraica aveva tanto da dare, tanto da offrire, e non era assolutamente una compagine collaterale agli interessi del suo ducato. Ovviamente Federico non faceva nulla al caso, per cui se ha curato bene i suoi rapporti con la comunità ebraica era certamente anche perché aveva dei tornaconti sociali, economici, per carità, tutto giusto, però rimane il fatto che il suo rapporto con gli ebrei fu esemplare, e su questo non aggiungo altro, perché ovviamente la signora Moscati ne tratterà meglio di noi. Volevo chiudere solamente con un messaggio dicendo che per quanto riguarda la città, io penso che nonostante oggi siano ormai tanti decenni che la comunità ebraica di Urbino purtroppo non è più attiva in maniera sostanziale, perché di fatto non ci sono più un numero sufficiente di ebrei praticanti in città, tuttavia rimangono le testimonianze e rimangono le tracce, non solo nella sinagoga, non solo nell'area dell'ex ghetto, ma rimangono delle tracce tangibili di rapporti, di interscambio, di cultura, che devono tanto al rapporto e agli scambi intellettuali con la comunità ebraica e con i suoi esponenti. Per cui se noi siamo l'Urbino che siamo oggi, sicuramente è anche grazie agli scambi e alle connessioni con la comunità ebraica. Per cui non sono cose e testimonianze che comunque non moriranno mai. Per cui penso che sia una bella cosa e un bel messaggio anche per questa giornata della cultura ebraica, perché la cultura ebraica comunque non muore finché non muoiono e non cessano le testimonianze tangibili. A Urbino ce ne sono